Nuovo appuntamento con l'informazione da Telemelito, canale 625 del Digitale Terrestre. Amici telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento di oggi, mercoledì 5 novembre 2014. Apriamo con la notizia che arriva da Reggio Calabria. Ossigeno per l'ATAM. La Regione riconosce 10,8 milioni di debito. La Giunta regionale ha deliberato la definizione del credito nei confronti dell'ATAM. Si tratta complessivamente di un'erogazione di 10,8 milioni di euro. Ad annunciarlo è l'assessore ai trasporti Luigi Fedele al termine della riunione tenuta in prefettura a Reggio Calabria. Alla presenza del prefetto Claudio San Martino, del sindaco Giuseppe Falcomatà e dei vertici delle forze dell'ordine. Una boccata d'ossigeno che arriva in estremis a poche ore dalla nuova udienza sul fallimento dell'azienda di trasporti cittadina prevista nella mattinata di oggi, 5 novembre. Complessivamente l'impegno della Regione Calabria si gira attorno ai 200 milioni di euro, ha dichiarato ancora l'assessore Fedele. Dunque lo sforzo fatto per l'ATAM è certamente notevole. Non potevamo permettere il fallimento dell'azienda. Il piano approvato dalla Regione dovrà essere adesso vagliato dai Ministeri dei Trasporti e dell'Economia per poi consentire la certificazione definitiva dei crediti. Buone notizie anche per quanto riguarda la vicenda DURC. L'azienda tratterà con INPS e INAIL per una rateizzazione delle contribuzioni e il documento essenziale per ricevere gli stanziamenti regionali. Dovrebbe essere formalizzato nei prossimi giorni, un passaggio fondamentale anche per l'erogazione degli stipendi dei lavoratori fermi ormai da 4 mesi. Passaggi importanti dunque nel percorso a ostacoli che sta affrontando l'ATAM. Soddisfatto anche l'amministratore unico Antonino Gatto. Ringraziamo la Regione per l'impegno che sicuramente ci aiuterà a porre le nostre richieste all'udienza di fallimento, ha dichiarato Gatto al termine della riunione. Ci aspettavamo qualcosa in più come riconoscimento, ma come azienda stiamo lavorando da tempo su un modello economico che si attestava sulla somma di 11 milioni da parte della Regione. Dunque siamo molto vicini alle nostre ipotesi iniziali. Allo sforzo della Regione deve seguire quello del Comune per la recapitalizzazione dell'azienda, che sta facendo la sua parte con l'aiuto dei lavoratori che da 4 mesi ormai stanno resistendo proprio perché credono alla sopravvivenza dell'ATAM. Fondamentalmente, infine, sarà la tappa processuale di domani se il Tribunale dovesse concedere, come tanti si augurano, una nuova proroga all'ADAM, l'azienda avrebbe il tempo di recuperare il debito riconosciuto dalla Regione e successivamente di ricostruire il proprio capitale sociale con l'intervento del Comune. Ma sentiamo le parole dell'assessore ai trasporti Luigi Fedele. Si è arrivati alla definizione del credito, che è un debito che in effetti la Regione aveva verso l'azienda. Abbiamo fatto la delibera e appunto per quanto riguarda l'ADAM, chiaramente un percorso che riguarda tutte le aziende calabresi, ma per quanto riguarda l'ADAM siamo intorno agli 10 milioni e 800 mila euro. È una cifra che certamente forse andava oltre le aspettative dell'azienda stessa, ma che certamente gli consentirà di poter ripianare tutti questi debiti e quindi avere la possibilità di andare avanti. C'è l'appuntamento importante domani al Tribunale, speriamo che si possa rinviare ancora un po' e quindi chiaramente sarà l'impegno di tutti noi affinché questa azienda possa crescere. Tra l'altro è uno sforzo notevole che abbiamo fatto, perché voglio ricordare che l'impegno complessivo di questa operazione per quanto riguarda la Regione Calabria si aggira intorno ai 208 milioni di euro. Mi riferisco a tutte le aziende pubbliche e private della Regione, compresa chiaramente anche Trenitalia. Un impegno importante, ma certamente non potevamo far sì che l'azienda potesse fallire, e quindi su questo è stato un impegno massiccio e finalmente oggi siamo arrivati alla conclusione. Da qui a poco manderemo il piano al Ministero, una volta che il Ministero lo approverà si potrà fare la certificazione di questo debito. Significa che noi possiamo la certificazione, quindi l'azienda potrà andare in banca a chiedere appunto anche già l'anticipazione. Quindi sicuramente non una boccata d'ossigeno, ma credo di più, forse più di una bombola, perché in effetti senza questi fondi l'azienda sarebbe fallita. Renzi in Calabria dopo il G20. L'impegno di Matteo Renzi di tornare in tour al sud, Napoli, Reggio Calabria, Palermo, sarà rispettato dopo il viaggio in Australia per il G20 del 15-16 novembre. La visita promessa dal Premier ad agosto era attesa per questa settimana, ma secondo
quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, avverrà alla fine del mese. All'origine dello slittamento nessuna preoccupazione, assicurano per possibile contestazione, tant'è che nei prossimi giorni Renzi sarà in Lombardia e Liguria, in diversi stabilimenti industriali. E intanto il Premier annuncia: il 13 dicembre faremo l'assemblea del PD a Reggio Calabria, una dichiarazione che Renzi afferma nel corso dell'assemblea dei gruppi democratici, credendo un applauso per il nuovo sindaco Falco Matà. Nubi fragili lungo la costa ionica calabrese, i primi effetti dell'ondata di maltempo prevista in Calabria hanno cominciato a farsi sentire la scorsa notte, con violenti nubi fragili che hanno colpito la fascia ionica, prima del Crotonese e poi del Catanzarese. Nelle due aree non sono stati comunque registrati pericolosi disagi. Allagamenti si sono verificati lungo la strada statale 106, di cui alcuni tratti sono stati interrotti a causa della presenza di acqua, fango e detriti. Alcuni scantinati e depositi sono stati invasi dall'acqua. Gli interventi dei vigili del fuoco sono stati concentrati proprio sugli allagamenti, soprattutto con l'impiego di idrovore. Le previsioni indicano un peggioramento in serata e per tutta la giornata di domani, al punto che è stato diffuso lo stato d'allerta meteo, con particolare riguardo alla fascia ionica e alla zona dello stretto di Messina. Oppido Mamertina, operazione Nemesi, eseguiti 3 arresti. Di seguito la nota diffusa dai carabinieri: alle prime ore del mattino di oggi i carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria hanno dato esecuzione a 2 distinte ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP del Tribunale di Palmi, assicurando alla giustizia 3 soggetti ritenuti responsabili del tentato omicidio perpetrato in data 22 settembre 2011 nei confronti di Feliciano Domenico e del tentato omicidio del 2 maggio 2012 di Gattelleri Giuseppe. Entrambi vicini ad un contesto criminale di 'Ndrangheta, i 3 soggetti dovranno rispondere a vario titolo, oltre che di tentato omicidio aggravato in concorso, anche di detenzione e porto d'arma comune da sparo, estorsione e favoreggiamento della prostituzione. Alle ore 10.45, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, si è tenuta la conferenza stampa alla presenza del procuratore, dottor Crescenti, che illustrerà i dati dell'operazione odierna. Villa San Giovanni, 4 fermi per minacce, violenze e usura. Nelle prime ore della mattinata odierna, al termine di incessanti ed articolate indagini coordinate dalla locale Procura della Repubblica, la Polizia di Stato di Reggio Calabria ha tratto in arresto, in ottemperanza al decreto di fermo di indiziato di delitto numero 4, soggetti accusati in concorso tra loro di usura, estorsione e violenza privata. Delitti aggravati dal metodo mafioso. La Polizia di Stato, con la presente indagine, ha accertato l'esistenza di un sodalizio criminale contiguo ad una cosca 'Ndrangheta operante nel territorio di Villa San Giovanni e comuni limitrofi, che esercitavano illecite redditizie attività usuraria ai danni di alcuni imprenditori e professionisti locali, costringendoli con minacce e violenza a corrispondere mensilmente ingenti interessi usurai. E apriamo la pagina sportiva. Regina, determinato un aumento di capitale di 2,4 milioni di euro, foti, prospettive importanti. Si è tenuta ieri pomeriggio alle ore 18 l'assemblea dei soci della Regina Calcio S.p.A., che ha determinato un aumento del capitale al fine di rafforzare il patrimonio della società. Il nuovo capitale è stato determinato in 2 milioni e 400 mila euro. Nei prossimi giorni la Regina, attraverso un incontro con la stampa, comunicherà modi e tempi per la sottoscrizione delle azioni. A margine dell'assemblea il presidente Lillo Foti ha affermato: abbiamo rispettato quanto dichiarato lo scorso mese di luglio, cioè la volontà di aprire all'estero e rafforzare l'azienda, anche se stiamo vivendo una fase delicata dal punto di vista sportivo. La Regina ha tutte le qualità e le caratteristiche necessarie per avere davanti a sé una prospettiva importante, non solo per la società, ma anche per i tifosi e per la stessa città di Reggio. Tutto questo è l'interesse della Regina, che nei momenti di difficoltà come quella attuale riesce sempre a ripartire nel migliore dei modi. Dunque, forza Regina. Bene, tutto con l'informazione anche per oggi. Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro buon proseguimento con le nostre trasmissioni. Questa sera su Rai 2 alle 23.45, Emozioni ricorda Mino Raitano con Paolo Mengoli.
Appuntamento televisivo per questa sera su Rai 2 dalle ore 23.40 in poi nella trasmissione Emozioni, condotta da Federico Russo, dove si ricorderà la figura e la vita di Vino Raetano insieme ad altri ospiti, raccontando aneddoti sulla collaborazione artistica e personale dell'artista. Non perdete questo appuntamento.